Siete pronti per un numero magico? Vi assicuro che non avete mai visto niente del genere. Ho bisogno di due volontari. Chi sarà così coraggioso? Io! Monica, andiamo, sarà divertente. Non voglio! Andiamo, dopo mi ringrazierai. Ed ecco qui due ragazze coraggiose. Siete pronte a vedere qualcosa di magico? Eh sì, sono pronta, molto pronta. Ta-dam! Qui c'era Emma e adesso è andata, non ti preoccupare. La vedrai molto presto. Ma non voglio, aspetta! Adesso le nostre coraggiose ragazze sono andate. Scopriamo subito dove. Non lo volete anche voi? Sento chi lo volete. E allora vi presento Emma e Monica. Oh no! Dove sono? Perché tanti bottoni? Come faccio ad uscire da qui? Ragazzi, non vi preoccupate. Una bellissima sfida con i bottoni sia per cominciare. Monica, inizia tu. Io? Ma perché? Ok, proviamo. Spero di essere fortunata. Oh, trovi subito qualcosa di interessante. Uova! Chi non le ama? Solo, fai attenzione. Ah, hai fatto male, basta! Hey, you! E adesso cosa dovrei farci con questa pila di guscerozzi? Non posso nemmeno friggere le uova qui dentro! Tutto quello che deve fare è sedere sulle uova come una gallina. Emma, tocca a te! Prima quello è verde. Wow, Monica, sei più fortunata della tua amica! Ok! Invece delle uova, ottieni delle ali di pollo di KFC. Ma c'è un però. Sono molto piccanti. Lo scoprirai tra un attimo. Ah, che genere di porcheria, ma è questa? Guarda meglio. Sono le ali di pollo di KFC. Ah, è vero. Allora sono molto contenta. Amo il KFC. Wow, che appetito. Io sarei più prudente se fossi in te. Perché? Sono ottime. Oh, sono piccanti! Ah! Perché? Perché non devo? Ma comunque Zack il presentatore se ne deve andare. Al suo posto arriva Zack il pompiere. Emma, copriti le orecchie per evitare che l'acqua ci entri dentro. Ragazzi, è più veloce! Oh my god! Ecco fatto. Zack ha salvato tutti di nuovo. Ma se sei tu che mi hai dato le alette piccanti? Io non so niente. Ciao. Monica, sei di nuovo la prima. Quale dovrei premere? Penso sceglierò quello giallo. E sopra di me è proprio come se fosse un sole. Forse mi porterà fortuna. Ottimo scelto. Solamente il colore del bottone coincide con il colore di quello che stai per avere. Ti piacerà. È oro. Certo, è un po' strano. Qual è la differenza? Sono contentissima! Wow! Allora prendi il tuo oro liquido. Ah, liquido! Non pensavo nemmeno che potesse scendere! Ma va bene. Che oro liquido sia? Non è tutto. Come bonus riceverai delle monete d'oro. Anche queste non sono male. Wow, sono ricca! Veramente molto ricca! Evviva! Devo condividere questa cosa con tante persone! Tutti devono sapere che sono ricca! Wow, appena preso l'oro e già lo ha dato a tutti! Facciamo vedere a tutti che è veramente tantissimo oro. Credo che la ragazza mi ha dato la testa. Ma vengo subito da te. Avete mai giocato a Moro Cinese con voi stessi? Credo che sia un bellissimo modo per risolvere queste incomplesse. Quindi adesso posso decidere quale mano spingerò. Tutto chiaro. La mano destra sarà quella che entrerà in azione. Anch'io voglio dell'oro, quindi bottone giallo. Fortunatamente non funziona così. Avrai questo drabbo e ragni invece dell'oro. Ma non ti preoccupare un attimo, amico. Dov'è il ragno? Quanto devo aspettare? Guarda su! Guardalo! Ah, è un ragno!
Sembra che sia stato un vero massacro lì dentro. What? Cos'è successo? Perché sono svenuta? Cosa sono questi rumori? Wow! Oh mio Dio! Credo che Eve abbia bisogno di aiuto! Ma ho il terrore degli insetti! Non ce la posso fare! Ma grazie! Nessuno può salvare la povera Emma! Perché dovrei salvarti? Il signor Rani è già uscito! Ce l'hai fatta in qualche modo! Oh! Monica, sei di nuovo alla prima. Scegli un bottone. C'è un bottone speciale per il mio compleanno, quindi scelgo quello. Oh, mi chiedo cosa riceverò. Cos'è un compleanno senza coriandoli? Ovviamente senza di loro la festa non sono le stesse. Copriti le orecchie. È come se fosse una bomba. Diventerò sorda! E non è tutto! Ecco la portata principale! Una torta enorme! Sbrigati a prenderla prima che cada! Wow, che bella! È la torta più bella che abbia mai visto! Grazie mille! Esprimi un desiderio mentre spegni le candeline. Farlo fuori! Desidero che la torta che sto mangiando sia la più buona della mia vita! Spero che sia vero! Wow! Bello! Perché non condividi la torta con me? Non l'ho neanche assaggiata! Un minuto! Prima la voglio assaggiare io! Che ingorda! La mangerai tutta così! Che succede qui? Perché mi stanno ignorando? Wow! È il compleanno di Monica! Congratulazioni! Già, puoi venire da me? Sì, certo! Monica tanto non vuole comprarmi da bere! Dato che il bottone del compleanno dà dei doni così belli, lo premerò anch'io! Ma non capisci che avete premi diversi? Non ho il tempo di fare una seconda torta, ma ho portato gli ingredienti con me. Quindi, se vuoi prepararci la torta a farla da sola, inizia dalla farina. Ma che succede? Basta! Sono tutta bianca, non vedo nulla! Capisco tutto, ma devi essere paziente, perché c'è ancora roba in arrivo, per esempio il latte. Prendi! Basta! A che mi serve il latte? Non lo bevo nemmeno! Oh, sono tutta bagnata e piena di farina! Non urlare! È il momento per l'ingrediente più delicato, lo sciroppo e cioccolata. Sei pronta? Cominciamo! Cosa stai facendo? Non voglio la torta così! Lo sciroppo è delizioso, ma sono tutta appiccicosa adesso e non vedo niente! Questo tormento sarà ampiamente ricompensato, perché adesso stai aspettando una glassa deliziosa. Sei pronta a una torta deliziosa? Ma ho appena il tempo di leccare lo sciroppo! Ma comunque la glassa deliziosa è già buona! Finalmente la panna. Che tipo di torta possiamo fare con questi ingredienti? Coraggio, non mi sorprende più niente. La panna è anche deliziosa. Mettine quanto ne vuoi. Il tocco finale, una candelina. What? Dopotutto sei una vera torta adesso. E che cos'è una torta senza candeline? What? Evviva! Buon compleanno! Sono piuttosto stufa. Cos'altro? Nocciole? Cioccolato? Caramello? No, la torta è pronta. Adesso solo il divertimento. Molto divertente.
succede là fuori? Sì, Emma, sembra proprio una torta enorme. Ho fatto del mio meglio, ta-dam! Dove siamo? Ma più importante ancora, cos'è quello? Un timer! Forse dobbiamo mangiare questi affari? Non ho fatto niente di male, che succede? Bella non è più con noi, ci dobbiamo sbrigare per non fare la stessa fine. Oh no, l'ho rotto! Vi prego, non di nuovo! Sono tutto sporco e bagnato. Ma perché succede tutto questo? Povero Andy! Ce l'ho fatta, guardate, ce l'ho fatta! Anche io ce l'ho fatta! Appena in tempo ce l'abbiamo fatta! Possiamo respirare! Sto venendo risucchiata da qualche parte! Ho paura! E adesso che succederà? Questa è una nuova sfida! Il conto alla rovescia partirà adesso! Oh no! E cosa dobbiamo fare? Ci sono! Dobbiamo mangiare tutto quello che abbiamo davanti! Comincio subito! Pensi di lasciarci indietro? Coraggio, Mary, facciamogli vedere noi! Mangiare qualche hamburger non è poi così difficile! Sono già stanca di masticare! Non ho più la forza! Proverò a mangiare più panini insieme! Non riescono ad entrarmi nella bocca! Coraggio, ce la devo fare! Ho un'idea! Che fai, Mary? Lo vedrai subito! Schiaccio i panini per rendere più facile il mangiarli! Sembra che funzioni! Sono un genio! Adesso le porzioni vanno molto meglio! Posso farcela! Mi batterà se continua così! Anche Lily sta finendo! Ne sono rimasti solo tre! Oh no! Sto rimanendo indietro! Ho un'idea! Adesso mi occupo di Lily! Vediamo se l'hamburger con lo slime le piace! È terribile! Ma siamo in guerra! Cosa hai fatto, Zack? C'è uno slime sul mio panino! Buon appetito! Devo mangiarlo, che schifo! No! Il tempo sta scadendo, coraggio, Lily! Mi devo sbrigare, non ho molto tempo! E Lily sembra essere sistemata! Mi sono rimaste solo le briciole! Ho un panino con lo slime e 2 secondi di tempo! Tempo scaduto, vediamo i risultati! Non mi è rimasto niente! A qualcuno è avanzata qualcosa! Hai perso! Me lo aspettavo! Ma prima prendi questo, Zack! Ferma, Lily! Ora posso lasciare questo posto in pace! Come fai a resistere così? Meno male che è finita! Oppure è appena iniziata! Cosa ci attende questa volta? Guarda! Questa è la vostra ultima sfida! Prima di iniziare vi mostro il premio! Solo un secondo, devo aprire la cassaforte! Questi soldi saranno del vincitore! Ora che avete visto per cosa combattete, iniziate! Cosa dobbiamo fare? Matite? Qua? Ho capito, dobbiamo disegnare la cassaforte! Ti batterò! Questo lo vedremo! Mi metto al lavoro! Mi servono le matite! Ma dove sono? Sono cadute! Trovate! E ora al lavoro! È un terremoto? Ho dato solo una piccola botta, niente di che! Wow, hai già disegnato così tanto! Farei meglio a sbrigarti! Non ho mai disegnato una cassaforte, non so come fare! E se la usassi come un'arma?
Scusa, Mary, lo devo fare. Smettila di pizzicarmi, tieni giù le mani. È stato facile liberarmi di lei. Adesso però mi devo proprio sbrigare. Cos'è questo suono? Non di nuovo, aiuto! Che atterraggio duro. Grazie, Zack, per averlo reso un po' più morbido. Ora devo tornare al mio disegno. Non credo che a te servano ancora le matite. Sono ancora in gara. Non escludermi così. Ma dove sono le mie matite? Ridammele, così non è giusto. Tempo scaduto. Non mi dare fastidio. Devo far vedere il mio disegno. Ecco qui, bello, non è vero? Non è un cattivo lavoro. Tu cos'hai? Niente? Per favore, ascolta, Mary mi ha imbrogliato. Le regole sono le regole. Oh no, non di nuovo. Aspettavo questo sin dall'inizio. Ho vinto, evviva! Dove sono? Puoi prendere il tuo premio. Così tanti soldi, ci potrei fare il bagno. Questo è il paradiso. Oh no, mi è caduta la cassaforte. I miei soldi hai. Non mi sento troppo bene. Ops, questo è imbarazzante. Meno male che non ha visto niente nessuno. I nostri Squid Games sono finiti. Speriamo che abbiate capito che il fine non sempre giustifica i mezzi e che l'amicizia è molto più importante dei soldi. Seguite questa semplice regola nella vita e le cose andranno sempre per il meglio. Ed ora, qualche papera capitata durante le riprese. Buone risate e a presto!